Sin da quando Thomas, la locomotiva a vapore, è arrivato sull'isola di Sodor, ha sempre desiderato poter girare il mondo. E un giorno ebbe la sua occasione. Il trenino Thomas si rende utile in tutto il mondo. Thomas visita il Giappone. Thomas stava trainando dei vagoni passeggeri e si stava godendo il panorama quando sentì un treno in avvicinamento. «Ciao!» disse Thomas. Ma il treno non si fermò. «Wow!» disse Thomas. «Andava veloce! Troppo veloce per dire ciao!» Più tardi, Thomas fece salire alcuni passeggeri quando vide qualcosa che non aveva mai visto. Prima che i passeggeri di Thomas salissero in carrozza, ebbero il tempo di dirgli ciao, salutandolo con un profondo inchino e dicendo «Konnichiwa!». Thomas li salutò di rimando a modo suo. Thomas stava per lasciare la stazione quando sentì un altro treno in arrivo. Ma neanche questo lo degnò di un saluto. Lungo i binari, Thomas vide qualcos'altro che non aveva mai visto prima. Stavolta, Thomas sapeva come salutare i passeggeri in giapponese. «Konnichiwa!» disse Thomas. «Konnichiwa!» risposero i passeggeri. Thomas non era molto lontano dal suo capolinea quando vide i due treni super veloci fermi più avanti. «Konnichiwa!» disse Thomas. «Perché siamo fermi?» Poi vide che la linea era bloccata. Thomas non sapeva che cosa fare, ma i suoi passeggeri sì. I passeggeri di Thomas erano davvero molto utili. Gli altri treni rimasero colpiti. Pensarono che Thomas dovesse precederli, ma ben presto decisero di raggiungerlo. E questa volta gli dissero ciao, konnichiwa, konnichiwa! E Thomas li salutò fischiando allegramente.